Buonasera a tutti. Ringrazio Mimmo, le sue parole mi hanno commosso. Chi mi conosce sa che a me purtroppo questo arido editore Berlusconi, Heider, addirittura il cito postmoderno, purtroppo si emoziona con facilità. Comunque voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Ernestina, perché l'ultima arrivata nella nostra famiglia ed è già lì autorevolissima a condurre questa splendida serata. Voglio ringraziare Mimmo, voglio ringraziare Francesco Fiera, Giuseppe Montanaro, Ennio Catanzaro, Giuliano Martini, Domenico Valletta, Domenico Carrieri e chiaramente Angelo Maci, per cui sono già i responsabili coordinatori cittadini del movimento in provincia di Brindisi. Ci sarebbero tantissime cose da dire, si è fatto tardi, adesso cercherò di essere quanto più sintetico è possibile e magari di essere un po' più concreto. Vorrei parlarvi delle obiezioni, quello che ci contestano, quello che sempre ci vengono a dire perché non sanno più che se devono inventare. Allora, prima di ogni cosa chiariamo, noi non siamo un partito e non abbiamo voglia di esserlo. Noi siamo un movimento politico con la P maiuscola culturale. Abbiamo in animo solo e esclusivamente l'interesse supremo assoluto per il territorio e per la comunità salentina. Non abbiamo altri fini, l'abbiamo detto in maniera chiara. State tranquilli, amici della politica, ne abbiamo tanti, anche qui questo giornale ha detto che abbiamo amici trasversali che vanno da una parte all'altra. È vero, ne abbiamo tantissimi amici, perché li vogliamo stimolare, vogliamo che capiscano che questo movimento ha voglia di rivendicare una scarsissima attenzione da parte dei politici, della politica, ma principalmente da parte della Regione Puglia. Molto chiaro, molto semplice, lineare, portiamo fatti. Io conoscevo che la media di distribuzione delle risorse nella Regione Puglia era all'incirca 70% a Bari, 30% nel resto delle altre 5 province pugliesi. Oggi Corrado De Pascalis, autorevolissimo personaggio, personalità del mondo del lavoro, del sindacato, da sempre impegnato, ci dice che avevo torto, non è il 70-30, è l'80-20, questo lo devo aggiornare questo dato. Su queste cose noi vogliamo dire basta, vogliamo che questo Salento, tanto utilizzato quando qualcuno ha bisogno di valorizzare l'intera Puglia, sbandierando la cartolina illustrata più bella che c'è, poi quando torna a Bari se ne dimentica di che cos'è il Salento, se ne dimentica perché c'è sempre una priorità rispetto alle nostre priorità e queste priorità le determinano i grandi gruppi economici baresi, addentellati ai funzionari baresi, perché non è soltanto una questione di politica, ma sono i funzionari addentellati ai politici baresi che per interessi elettorali collegati ai grandi gruppi industriali determinano le priorità di questa Regione Puglia sulle nostre teste e noi su questo vogliamo dire basta. Vogliamo fare l'elenco? No, ne ho sentito già parlare di tante cose che non vanno, criticità che abbiamo identificato in maniera chiara, precisa, puntuale, ficcante, abbiamo trovato di tutto. Qualche novità? Lo sapete che la Regione Puglia ha più dipendenti rispetto alla Regione Lombardia, che è il doppio di abitanti rispetto alla nostra, con un PIL che non si capisce rispetto alla nostra, ha più dipendenti, addirittura 160 in più. Ma vi sembra normale questo? A me no. Lo sapete che gli emolumenti, le prebende, i rimborsi, le liquidazioni dei nostri consiglieri sono tra i più cari, se non i più cari e più elevati d'Italia? Ve ne dico soltanto due. E vogliamo continuare con gli sprechi del carrozzone? Quello sia un carrozzone, non quello che vogliamo fare noi, perché a noi ci attaccano e ci dicono vogliono fare un altro carrozzone per garantire poltrone, poltroncini e strapontini per qualcuno. Noi abbiamo già detto in maniera chiara, non abbiamo voglia di poltrone, di strapuntini e di null'altro. Primo. Secondo, ma come si permettono a parlare di carrozzone? A noi,
che siamo abituati a lavorare dalla mattina alla sera da sempre e che viviamo grazie al nostro lavoro. Noi siamo abituati a lavorare, non abbiamo nessuna voglia, non rientra proprio. Io rimango allibito quando sento parlare di alcuni costi. Ieri vedevo un servizio di Telerama, questa Telerama, monellacci, che sostenete quest'idea pazzesca, furiosa di quattro gatti che stanno lì, che non hanno nient'altro da fare. Vedevo ieri un servizio e vedevo che un dirigente della ASL di Bari guadagnava 340.000 euro l'anno. Mannaggia, ho detto come 300, sarà chissà, sarà straordinario, sarà un luminare, sicuramente lo sarà, complimenti. Ma poi ce n'erano altri 1580 che si aggiravano più o meno intorno a quelle cifre. E allora io non voglio fare un attacco a chi lavora, a chi è professionista, a chi sicuramente sarà straordinariamente competente in quello che fa, però abbiate soltanto un po' di rispetto di noi. Noi esigiamo rispetto, perché non abbiamo fatto del male a nessuno. Non vogliamo fare null'altro che esercitare il nostro diritto dovere, quello di partecipare in maniera attiva, propositiva, con un sogno, perché ce l'abbiamo ancora questo sogno. Il sogno è quello di creare le condizioni di sviluppo per questo territorio che è omogeneo, che ha 1.800.000 abitanti. Oggi un consigliere comunale di Brindisi che vorrei incontrare, se qualcuno me lo fa conoscere, parla, vogliono fare un piccolo Molise. Un piccolo Molise, ma sa di cosa stiamo parlando? Siamo 1.800.000 abitanti, il Molise ne ha all'incirca 300.000. La nostra è una regione a tutti gli effetti, saremo l'undicesima regione d'Italia e dopo di noi ci sono straordinarie regioni che sono regioni riconosciute a livello internazionale, ve ne dico due, solo due, non mi faccio l'elenco di tutte le 10 regioni, ve ne dico solo due, Sardegna e Liguria, vi bastano? Queste sono più piccole della regione Salento, eppure quando parliamo di regione noi, è come se fosse una bestemmia, anzi, una boutade, un'idea leghista, un puerile localismo da cortile, una secessione e un movimento vanitoso dei singoli. Ma lo sapete chi mi dice che siamo vanitosi? Un signore che per vanità ormai si mette la magliettina bianco, rosso e verde, perché Bertolaso fa figo, e siccome lui, voglio dire, è figo anche lui, a noi dice che siamo vanitosi, e non solo. Ci dice, siccome ci lamentiamo, che non stanno combattendo per avere l'alta capacità e alta velocità, ci lamentiamo perché non stanno combattendo per portarla giù fino al Salento, questo ci risponde, dice, ma se è vero che vogliono combattere questi vanitosi, pochi vanitosi, aspetta, no, è un movimento vanitoso dei singoli, perché ci sono i movimenti che sono fatti da chissà chi, tutti sono singoli, no? Insieme fanno il movimento. Comunque, questo signore che è figo perché fa parte di quel gruppo ormai che sono tutti molto bravi loro perché sono bravi, ha detto che noi dobbiamo andare a incatenarci sotto casa del ministro salentino Raffaele Fitto. Noi ci dobbiamo andare a incatenare, perché lui è un incapace che non va a incatenarsi lui dove vuole andare che vada, perché è l'assessore salentino di questa regione, e si vada a incatenare per fare in modo che si ottenga un nostro sacrosanto diritto di avere anche noi una linea ferroviaria di alta velocità e di alta capacità, perché non esiste che per i prossimi 100 anni continui a perseverare questo isolamento e questa discriminazione che abbiamo subito negli ultimi 50 anni. Questo non è più consentito. E questa cosa qui